Sindaco, nelle ultime ore è venuto a galla questo episodio di un bambino dimenticato all'interno dello scuolabus. Insomma, l'ente si è attivato per cercare poi di capire nel dettaglio cosa è realmente accaduto. Sì, siamo molto dispiaciuti per quello che è avvenuto questa settimana a Campli. Ho sentito nell'immediatezza dei fatti la mamma del bambino, con la quale sono costantemente in contatto e che siamo andati anche a trovare. Per fortuna le condizioni del bimbo sono buone, per quello che ovviamente è la situazione, è monitorato e nei prossimi giorni si avranno informazioni più dettagliate. Ovviamente siamo molto dispiaciuti e rammaricati, abbiamo chiesto alla cooperativa che gestisce il servizio di trasporti delle spiegazioni formali per quello che è avvenuto e l'amministrazione comunale ovviamente si riserva di porre in essere tutte le azioni necessarie per tutelare sia i cittadini del comune di Campli sia la famiglia stessa. Al momento l'unico elemento certo, poi insomma lo comunicava anche lei, la sospensione dell'assistente che era in servizio sullo scuolabus. Sì, la cooperativa ci ha comunicato di aver sospeso immediatamente l'assistente e che l'ufficio legale si sta consultando ovviamente per capire quali sono gli opportuni provvedimenti da intraprendere.